Si è tenuto ieri a Padula, presso la sede della comunità montana Vallo di Diano, il Consiglio Generale dell'Ente. Tra i punti all'ordine del giorno, l'ufficializzazione della nomina al revisore dei conti di Stefania Spinelli, che per 3 anni ricoprirà l'incarico. Una nomina che arriva dopo le polemiche scoppiate all'indomani della rinuncia dell'incarico da parte di Franco Iorio, proprio in seguito ai contrasti scoppiati al suo conferimento dell'incarico il 22 novembre scorso al revisore dei conti dell'Ente da parte del Consiglio Generale. È stato inoltre approvato il piano di forestazione 2013. Il presidente accetta e in merito ha sottolineato che l'ente montano del Vallo di Diano è tra i pochi ad aver già approvato il piano per il 2013. Il Consiglio ha inoltre discusso in merito ai provvedimenti da adottare relativamente alla gestione associata della pianificazione urbanistica ed edilizia, alla gestione associata delle funzioni catastali e alla gestione associata delle funzioni di protezione civile. Infine si è discusso dei provvedimenti da mettere in atto per il rifugio comprensoriale per cani randagi ubicato a Sala Consilina. In merito infatti il Consiglio ha approvato la proposta di indire un bando che prevede il completamento e la gestione della struttura ad opera di un privato attraverso la finanza del progetto.